Anghiari torna di nuovo ad ospitare la mostra Mercato dell'Artigianato della Valtiberina Toscana. Il bellissimo borgo che si trova appunto in Valtiberina tornerà ad ospitare espositori e ad aprire le sue botteghe fino al prossimo 6 di giugno. E questa edizione, come tutte le altre, è un'edizione naturalmente nel solco della tradizione. Abbiamo mantenuto alto quelli che sono gli standard di qualità per quanto riguarda le nostre botteghe. Lo facciamo nel centro commerciale di Anghiari, dunque il nostro circuito del centro storico, e però dall'altra parte cerchiamo anche di innovare, e dunque ci sono degli imprenditori, degli artigiani che vengono per la prima volta ad Anghiari, e questo naturalmente fa capire che la dinamica di una mostra che ha 46 anni necessariamente deve mantenere la tradizione, ma si deve anche innovare. E poi l'altro elemento su cui ci teniamo, dunque, a ribadire sia come amministrazione ma come ente mostra, che poi è Presidente Sassolini, tutto coloro che fanno parte del team, delle persone che organizzano questa mostra che ci vuole mesi, non è un gioco, è quello della logistica. Noi abbiamo mantenuto anche degli standard di sicurezza importanti, abbiamo messo degli steward su tutto il centro storico, dove naturalmente ci sarà una verifica anche per evitare che ci siano assembramenti. In più, in ogni bottega ci sarà un gel per sanificare, insomma, per igienizzare le mani. Si potrà entrare solo una persona all'interno della bottega, e coloro i quali non hanno la mascherina o hanno la mascherina cosiddetta di comunità saranno gli stessi steward a dare in dotazione la mascherina FFP2. Dunque, da una parte c'è l'arte, l'artigianato di Anghiari, dall'altra parte c'è la sicurezza, e dunque possiamo dire che siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, perché con coraggio abbiamo ancora una volta lanciato una sfida per quanto riguarda anche l'economia, perché c'è bisogno di ripartire naturalmente con sicurezza, perché evidentemente lo dobbiamo innanzitutto alla nostra comunità di Anghiari, ma lo dobbiamo anche ai coloro, tanti turisti che verranno ad Anghiari da qui ai prossimi giorni.